festeggiare i 100 anni della rivoluzione di ottobre. Perché è un evento che ha cambiato la storia del mondo. Non solo per noi marxisti, ma appunto per tutti i lavoratori e per tutti gli oppressi del mondo. Il momento in cui gli organismi consiliari di partecipazione dei consigli operai, contadini, dei militari, delle donne sono stati, diciamo, strumento attraverso cui le donne, che sicuramente in quelle condizioni vivevano una condizione, diciamo, di oppressione importante, un fattore di emancipazione. Cioè, c'è tanta letteratura, se pensiamo solo al ciclo di Natascia, che ci racconta come quindi nel socialismo è possibile l'emancipazione femminile, e ci dà anche un insegnamento per oggi, che la lotta, diciamo, per l'emancipazione delle donne non può essere slegata dalla lotta di classe e non può essere slegata dalla costruzione dell'unica società in cui gli uomini e le donne sono liberi, che è il socialismo. Diede la possibilità a un popolo di uscire dal medioevo, dal feudalesimo, e di diventare il secondo paese, la seconda potenza del mondo. Il fatto che quella rivoluzione determinò la fine del bagno di sangue della prima guerra imperialistica mondiale. Oltre che ovviamente all'aiuto concreto che l'Unione Sovietica ha potuto dare ai movimenti di liberazione, ha consentito che in tutto il mondo si dispiegasse una lotta per l'emancipazione e la liberazione dei popoli dal colonialismo. Oggi esistono problemi che esistevano all'epoca, anzi, e sono acutizzati. Abbiamo letto tutti che 6-7 persone detengono la metà della ricchezza del paese attualmente. Dalle politiche neoliberiste, dal capitale che attraverso le banche sta affamando il popolo italiano nella sua stragrande maggioranza. Licenziamenti con bassi salari come abbiamo nel nostro paese, siamo uno dei paesi che ha i più bassi salari d'Europa e ha un livello di disoccupazione molto alto. Oggi un cittadino italiano si trova senza una casa, senza un'istruzione. Noi diciamo che oggi il capitalismo soffre anche di una grande crisi che rischia di mettere in discussione l'esistenza sul pianeta. Questa crisi è una crisi ambientale. Che questo sistema capitalista non è più sostenibile da nessun punto di vista, non è più sostenibile per le persone, per gli animali, per il pianeta, non è assolutamente più sostenibile. Ed è veramente, a questo punto sta a noi cercare di cambiare le cose. Intanto ricordiamo il centenario della rivoluzione d'ottobre. Ha segnato un secolo intero di lotte. Il partito bolscevico era un partito che ha unito i comunisti su una concezione del mondo, sull'assimilazione, diciamo, del marxismo. Il carattere democratico e pluralista del partito bolscevico. A quello che è stato un atto eroico della classe operaia, e a cercare di trarne ispirazione per il futuro, per le lotte del futuro. Compagni, avanti il gran partito, non siamo dei lavoratori. L'unità dei comunisti è una cosa fondamentale. Ecco, l'unità dei comunisti è una parola d'ordine sicuramente accattivante. È essenziale oggi portare avanti il processo di unità di tutti i movimenti comunisti con dei punti chiarissimi che non possono essere sottoposti a una più generica volontà di unità. Questi punti sono ovviamente la totale contrarietà alla sinistra PD. Io ho sempre pensato che l'unità si fa a partire non dal definirsi semplicemente comunisti, perché sappiamo che esistono molti modi di interpretare il comunismo, alcuni dei quali sono lontanissimi dalla mia personale sensibilità politica, dalla mia cultura politica. I comunisti si devono aggregare nell'unità della lotta, nello scontro di classe, perché devono essere la guida del proletariato. L'unità deve ripartire dalle lotte e dalle mobilitazioni. Credo che l'unità dei comunisti sia la prefigurazione di quello che dovrebbe essere l'unità della classe, l'unità dei subalterni. L'unità dei comunisti è lo strumento più utile per raggiungere l'unità della classe e dei subalterni ed è nello stesso tempo anche la prefigurazione, il simbolo di questa unità.